Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo qui per i pronostici della quarta giornata di Serie A dopo la sosta. Scusate l'orario, ma per chi non lo sapesse, caricherò questo video dopo l'una di notte, ma giornata piena oggi, quindi. E dunque, iniziamo subito, farò un video abbastanza veloce come al solito. Inter Parma, sabato alle 15. Secondo me l'Inter alla fine qua vincerà, quindi giocherei assolutamente l'uno. Alle 18 Napoli-Fiorentina. E qua secondo me sarà una bella partita. Qua metto 1-2 perché secondo me qua non ci sarà pareggio, o vince il Napoli o vince la Fiorentina. Partita aperta a due risultati, escluderei il pareggio, quindi 1-2. Alle 20:30 Frosinone-Sampdoria, io qua metto la vittoria della Sampdoria. E arriviamo alle partite di domenica, torna la partita delle 12:30, Roma-Chievo, credo che la Roma qua farà un sol boccone del Chievo-Verona. Genoa-Bologna alle 15. Qua una partita secondo me invece da pareggio e under, perché secondo me qua potrebbe finire tranquillamente 0-0. Juve-Sassuolo, giocherei l'uno della Juve, ma attenzione, il Sassuolo potrebbe creare qualche problema, per questo giocherei gol. Udinese-Torino, e giocherei qua una bella partita, secondo me qua il Torino può fare il risultato, giocherei 2 del Torino. Empoli-Lazio, giocherei invece qua il 2 della Lazio. Cagliari-Milan, secondo me qua c'è una sorpresa, non so se Milan vince a Cagliari. 1x Cagliari, rischiamo. E poi lunedì 17, ah, Cagliari-Milan è il posticipo delle 20:30, il posticipo invece del lunedì alle 20:30, Spal-Atalanta, secondo me vedrà la squadra bergamasca prevalere su quella emiliana, quindi giocherà la vittoria dell'Atalanta. Ricordo a tutti che le partite visibili su DAZN questa settimana saranno Frosinone-Sampdoria, Roma-Chievo e Genoa-Bologna, tutte le altre come al solito visibili su Sky. E beh ragazzi, staremo a vedere come andrà. Tutti ci aspettiamo il gol di Ronaldo, ci aspettiamo i primi gol di molti bomber, anche Icardi non ha ancora segnato, Higuaín non ha ancora segnato, Dzeko fermò uno, quindi insomma ci aspettiamo sicuramente una bella giornata di campionato. E a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento con i prossimi video. Ciao!